Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia di conferimento della più alta onorificenza concessa dall'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara esce dagli spazi universitari e si trasferisce sul palco del Teatro Marucino di Chieti. Per sapere a chi sono stati consegnati questi riconoscimenti, ci colleghiamo in diretta con Marina Moretti, che si trova proprio all'esterno del Teatro Marucino. Marina. Sì, Paolo. Buonasera a te e ai nostri telespettatori. Sono proprio qui davanti al Marucino, al Teatro Marucino di Chieti, perché è appena terminata questa cerimonia del conferimento dell'Ordine della Minerva, il massimo riconoscimento dell'Università D'Annunzio. E come ha detto poco fa anche il rettore Liborio Stupia, sono state scelte delle persone che hanno comunque dei legami in Abruzzo, perché sono nate in Abruzzo, perché hanno deciso di investire in Abruzzo, quindi scegliendo questo territorio. Riepilogo brevemente i premiati con le motivazioni, poi potremo ascoltare le interviste. La prima a cui è stato conferito l'Ordine della Minerva è Alessandra Smerilli, suora Alessandra Smerilli, economista, per il servizio di sviluppo umano integrale e per aver tradotto in atti e lezioni l'indirizzo economico di Papa Francesco. E poi c'è il professor Giuseppe Novelli, genetista, per il suo impegno di docente e di ricercatore nel campo della genetica medica. Lui è anche un ex rettore dell'Università di Tor Vergata. E poi il dottor Sergio Dompè, membro onorario del corpo accademico dell'Università D'Annunzio a partire da oggi, per la ricerca e lo sviluppo di nuove frontiere nell'industria farmaceutica mondiale. E poco fa, proprio prima che iniziasse la cerimonia, ho intervistato sia il magnifico rettore, il professor Liborio Stupia, che i tre insigniti. Allora, senza por tempo in mezzo, come si dice, andiamo a sentire le interviste, ricordando anche che, come hai detto tu, è la prima volta che questa cerimonia si svolge fuori dagli spazi di pertinenza universitaria. Il rettore Stupia ha voluto proprio dire perché volevamo entrare nella città, volevamo condividere con la città e con la comunità, ma ha anche ricordato la, per così dire, doppia cittadinanza dell'Università D'Annunzio, sottolineando come si sia creato un tutt'uno con Chieti e, fra Chieti e Pescara. E allora, se non hai nulla in contrario, darei il via alle interviste e ci salutiamo qua. Per due motivi: la prima, che sono tre eccellenze assolute nei loro campi, nel campo scientifico il professor Novelli, il dottor Dompè nel campo economico, ma direi di un'economia dal volto umano, su Alessandra Smerilli. La seconda, che tutte e tre hanno un legame forte con l'Abruzzo: chi è nato in Abruzzo, chi vive in Abruzzo, chi ha investito sull'Abruzzo. Allora vogliamo incominciare a coniugare questi due termini, eccellenza e abruzzesità, per scrollare un po' di dosso a questa regione questo senso di, come posso dire, di non eccellenza che l'ha sempre caratterizzata negli anni, e invece tirar fuori le eccellenze che hanno a che fare con l'Abruzzo. Sono un economista e sono anche segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in Vaticano, a servizio del Papa e di tutto il mondo, e quindi ringrazio, sono profondamente onorata che la mia regione mi abbia conferito questa onorificenza, che in un momento storico in cui non sono attivamente presente all'università, ma sto cercando di coniugare la ricerca di un'economia dal volto umano con l'essere immersa in tanti problemi del mondo. Torno da pochi giorni dallo Zambia, da Lusaka, e comprendere che non tutti hanno la stessa fortuna di poter nascere in alcuni posti dove è più facile anche studiare, e quindi l'impegno di questa università per l'eccellenza per me diventa anche l'augurio che sia un sapere a servizio di tanti, soprattutto di coloro che non sono così fortunati come gli abruzzesi, che possono vivere, nascere, crescere in questa bella terra. Chi come me ha trascorso 41 anni nelle università italiane di tutto il mondo è un riconoscimento straordinario, perché io ho sempre avuto un sogno, che è quello di avere un'università che guardi al futuro, come appunto nei progetti del magnifico rettore, che guarda alla interdisciplinarietà, che guarda all'internazionalizzazione, che guarda soprattutto
soprattutto agli studenti, ma soprattutto alla società. Le università devono aprirsi al mondo. Einstein diceva che la mente umana è come un paracadute, che funziona solo quando si apre, e io credo che l'università si apre al mondo e alle società. Perché credere nella possibilità di investire proprio nella farmacologia, nei farmaci e nella produzione di farmaci in Abruzzo? La nostra è stata una scelta strategica. Noi in Abruzzo abbiamo trovato l'habitat ideale per poter investire, per la qualità delle persone, delle maestranze, per la serietà dell'impegno, ma anche per la capacità scientifica che trova nell'Università d'Annunzio un punto di riferimento nazionale ed internazionale. Oggi ho l'orgoglio di dire che grazie al lavoro sviluppato anche con il fondamentale contributo dell'Università d'Annunzio, noi non soltanto abbiamo sviluppato una terapia sulle ricerche della grande Rita Levi-Montalcini che ci hanno portato ad avere un farmaco per un'indicazione del fronte dell'occhio, cheratite neurotrofica, che era una indicazione senza farmaco, quindi un farmaco cosiddetto per indicazione orfana, ma siamo diventati leader di mercato negli Stati Uniti, abbiamo ottenuto la breakthrough therapy, come la chiamano là, e ho l'orgoglio di dire che dall'Abruzzo facciamo oltre 800 milioni di export verso gli Stati Uniti con know-how italiano, con un know-how che è partito dalle ricerche di Rita Levi-Montalcini che si è sviluppato grazie anche alle competenze della nostra regione e all'interazione con l'università. Grazie.